Benvenuti a tutti in questa video recensione di queste lampadine Osram Paratom della Sensor. Questo tipo di lampadine hanno il sensore crepuscolare, non hanno il sensore di movimento. Noi le abbiamo scelte perché avevamo la necessità che si accendessero al tramonto, quando mancava la luce, e spengessero, diciamo, all'alba. All'inizio queste lampadine avevano dei sensori un po' imprecisi. E a tutti gli effetti, diciamo, lampeggiavano, non si accendevano bene. Poi abbiamo provato queste Osram e devo dire che queste Osram funzionano proprio bene, si accendono precisamente al crepuscolo e poi si spengono all'alba. Allora, vedete, bisogna stare attenti che nella confezione ci deve essere scritto della Sensor. Queste non hanno il sensore di movimento, quindi si accendono tutta la notte. In particolare questa ha diciamo, la vitatura E27, quella grande, poi vedete sono lampadine che hanno un assorbimento effettivo da 8,8 watt e sono sostitutive delle vecchie 60 watt a incandescenza. Hanno una luce da 806 lumen e poi noi possiamo vedere, noi scegliamo queste qua con luce calda a 2700 gradi Kelvin. Diciamo più basso è questo numero, più calda è la luce, più alto questo numero, più fredda. Per esempio lampadine da 4000, 5000, 6000 gradi Kelvin hanno una luce fredda. Da notare che per esempio ci sono da 40, da 60, da 75 watt. Diciamo che da 60 watt hanno 806 lumen di illuminazione. Da 75 hanno intorno ai 1000, da 100 watt arrivano a 1500 lumen. Questa dobbiamo dire che pur essendo una lampadina da 60 illumina molto più di quello che pensassimo. Non riusciamo bene a capire perché c'è una classe di efficienza energetica così bassa, una classe di efficienza di F, vediamo poi loro scrivono 9000 kW per 1000 ore. Queste notazioni che loro mettono nelle confezioni 25.000 ore di durata, vedete c'è l'asterisco. Noi non le commentiamo neanche perché è veramente difficile capire. Possiamo dire che durano qualche anno. Ecco, ma stare lì a vedere se durano 25 anni, 25.000 ore, secondo me non vale neanche la pena commentarle queste notazioni perché è veramente difficile. Vedete, queste sono tutte le caratteristiche scritte nella loro tabellina. C'è scritto che hanno una garanzia di 5 anni. Che cosa vuol dire? Che se si fulmina prima dei 5 anni io riporto lo scontrino e me la cambiano? Non lo sappiamo. A dire la verità, noi i 5 anni non ci durano perché queste lampadine stanno all'esterno, quindi sono sottoposte a un grande caldo d'estate e al freddo d'inverno. Comunque ci proveremo. Noi abbiamo tenuto lo scontrino. Allora, vediamo questa lampadina. Questa lampadina è una lampadina LED con il bulbo, mi raccomando, con il bulbo in plastica e vedete che ha questa parte di plastica opaca sotto. Che cosa significa? Che se noi la mettiamo in un lampioncino così si forma un cono d'ombra sotto. Queste lampadine andrebbero installate così perché illuminano, diciamo, dove si cammina. Quindi potete sentire che questa è plastica, non è vetro, ce ne sono alcune tipologie anche in vetro, ma la cosa interessante è da notare che in queste lampadine qui il sensore proprio non si vede più, non c'è, mentre nelle precedenti lampadine si vedeva un puntino come se fosse una micro telecamera, qui non c'è il sensore, eppure queste lampadine, pur avendo il sensore all'interno di un vetro smerigliato, funzionano proprio bene. Poi vedete che qui c'è scritto nuovamente tutte le caratteristiche: 2700 gradi Kelvin, 8,8 watt di assorbimento, e poi c'è scritto 806 lumen, che è il valore proprio dell'illuminazione. Allora proviamo noi a metterla, vediamo come si comporta questa lampadina quando viene messa la prima volta. Vediamo, vedete, fa un test, si accende, ti dice che la lampadina funziona per un po' e poi si spenge. Perché si spenge? Perché il sensore ha visto che c'è praticamente la luce del giorno e si spenge. Noi dobbiamo dire, abbiamo provato questo, eravamo un po' scettici perché sostituire le lampadine che hanno il bulbo in vetro con lampadine che hanno il bulbo in plastica da tenere fuori, eravamo un po' scettici con il caldo, con il freddo. Invece queste lampadine vanno bene. E, ripetiamo, è inutile commentare la scritta della durata dei 25.000 ore. Diciamo che durano qualche anno. Poi proveremo, se ci si fulmina prima dei 5 anni, proveremo a riportarle in garanzia e vediamo che cosa c'è scritto, che cosa ci dicono, perché effettivamente c'è scritto qui chiaro e 5-year guarantee. Vediamo se questo. Per quello che riguarda noi, questa luce calda e questo sensore daylight, che è per il crepuscolo e per l'alba e non è di movimento, funziona assolutamente bene. Poi sulla durata delle lampadine io credo che dobbiamo avere un pochino di pazienza perché per quello che riguarda queste nuove generazioni di lampadine LED, diciamo nelle scatole ci mettono dei dati un pochino, vogliamo dire, nominali, però
per non dire altri aggettivi. Bene, la videorecensione finisce qui, grazie per averla vista, alla prossima videorecensione, a presto.